Fo, il grande Dario Fo. Chi è che non conosce Dario Fo, il premio Nobel? E allora mi ricordo, ho cercato di imitare il suo grande Gremlot, il Gremlot, quello che fa finta di parlare e dice delle cose cercando di farne capire altre. E più o meno faceva così. I figli di Giuseppe Mazzini, voi siete, salutiamo. E più o meno faceva così. E il chi che il pre del quante sciopa i budei che la fan che chiama tutti che de maniera questo mone lato che te vien da manier l'intestin che te busa de for e de sopra e de sotto e de magne tu e la mosca che se passa e che mamma mia lì anche questa e te vien da fa una scura giù. Grazie, ma sa che fo non lo fo, no, fo o non fo, fo o non fo, non fo, fon, fon, fon a lei insomma meno, fon o non fon, fon o non fon, non fon signorina, il fon, le mesh, 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 mesh o non mesh, mesh o non mesh. E non mesh, e non mesh. Ma sono venuto adesso qui sullo spiazzo, ma purtroppo lei tanto non si è persa nulla, nulla. Son giullare, son cortese e con le rime sempre accese. Oh madonne e messeri che state in questa posizione, ecco che ritorna lo giullare per l'improvvisazione. Alla madonna che si tocca le mani e le mette vicino la bocca, venendole vicino dico lei una gran bella gnocca. Oh signora, se si fa vedere da ogni spettatore in tutto il suo grandissimo splendore, oh madonna, non è necessario madonna, è obbligatorio, ecco obbligatorio. Che lei venga proprio qui, nel mezzo, così che almeno io le faccio sentire l'attrezzatura che io posso provvedere e ne sono provvisto. Vedo che lei ha lo sguardo sorridente e poco tristo e sono contenta che adesso a questo nobile congresso lei mi si è messa qui in mezzo allo complesso. Vedo che lei vorrebbe fare un quarto d'ora senza lo giullar cortese che viene in questa posizione, lei madonna, forse le farò pure paura, ma mi dica dov'è che ha fatto questa bella bronzatura? Lei ha l'occhio e io la guarderei pure bello e celeste, ma volentieri andrei sotto la sottoveste. Ora però, mentre quell'atleta e quel ginnasta è passato sopra l'asta, lei mi fa sapere che è molto casta. Come sa bella madonna? È straniera? Son giullare, son cortese con le rime sempre accese. Da quella parte, no madonna, come si chiama? Oh madonna che è venuta qua con la sua divisa, bella, divina e Elisa. Vedo che lei si muove e fa delle risa, però credo che lei vuole ritornare adesso indietro perché ora lo giullare è stato tetro. Quindi la lasciamo e per lei che è venuta qui io causo, per madonna Elisa un bel applauso! Madonne e messeri che venite in fila indiana, son contento se ora con la rima italiana, mentre la Madonna ha perso fuori la meridiana. Se lei può venire pure insieme a me, io volentieri la osserverei tutta quanta intera, ma lei Madonna non ha manco la pancera, e la vedo, è grossa e pure grande, mentre si è girata gli ho visto le mutande, ma per carità aveva sì una bella chioma, per fortuna che non portava il perizoma. Lei Madonna ha forse paura dello giullar cortese, e la sua paura senz'altro è palese, però io son venuto proprio qui in mezzo a voi madonne e messeri perché vi vedo un poco sorridenti e molto seri, quindi il giullare a tutta la platea si prostata. Sì, è un pezzo d'umorismo surrenale che in una rievocazione, anche se non è medievale, non ci sta per niente male. Ma vedo che Massimo, con il suo grande peso, di quello che ho detto prima forse si è offeso. E adesso lo vedo molto sorpreso e mi ha detto, tu, giullare medievale, se continui così, finirai presto all'ospedale. Tu che fai, amico, in quella zona oscura? Prendi Massimo per culo? Io vengo da te adesso e mi solleverei pure a questa sedia così fantastica, venendo da te e stai seduto sulla sedia di plastica. Ora, la bellezza della Madonna io l'ho osservata, ma dimmi tu come stai con la pelata? Son giullare, son qua, ma mi dice che sta male perché purtroppo lo messere ormai è da tanto tempo che non va dal parrucchiere. Lo so perché t'ha sfoltito le criniere. Ora io ti dico almeno di andare da qualcun altro che ti farebbe un taglio meno scaltro, così che almeno tu che sei di quella razza grecia non soffrirai più dell'alopecia.
Che cazzo ho detto? Sono giullare, sono cortese, con le rime sempre accese. E son venuto qui adesso da un'altra parte. Forse ti ha scocciato le scatole quest'arte. Ma io vorrei sapere da lei allora perché non parte. E va forse in un'altra zona dove forse la voce del giullare non risuona. Ma mi dica lei, Madonna, qui è bella e fresca. È forse di razza tedesca che non capisce l'idioma italico. Perché io che sono venuto qui sono giullare, non sono idraulico. Lei è italiana, è riuscita a farci capire che non ha perso la meridiana in questa maniera molto strana. Ora io vorrei sapere, per fare una improvvisazione alternata da questa bella gente che è passata qui per la serata, almeno sapere da questa Madonna con le bionde chiome come si chiama o di nome, o forse posso dire di cognome. Se poi dopo in mezzo a questo coro mi vuole dire pure il suo lavoro, io cercherò di improvvisarci qualche cosa, ma mi raccomando, sempre in rima e giamma in prosa. Cortese, per le donne c'ho l'arnese. No. Ecco, Madonna, mi dica il suo nome e il suo lavoro. Ecco, infatti, ecco. Vede, la Madonna è Maria Assunta Parrucchiera, e questa ha applaudito in una certa maniera, devo dire alta, bella e sincera. Ma mi dica, Madonna, mentre lei da una parte fa il balzello e lei da Maria Assunta va a farsi lo capello? Cosa? Mi ha detto cosa? Ecco, sono tutte così a foce, ecco. No. Come? Lei, Madonna, deve alzare bella voce. Io l'ho sentita, ha detto, io non sono di foce. E allora, secondo me, visto che lei è una ragazza, non è un ragazzo, sarà di Omega, perché non ha capito un cazzo. No. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese. Ecco, anche da quella parte, Madonna, l'applauso lei, così per farmi vivere una commedia, lo può fare muovendosi anche sulla sedia. Dico a lei che sta in quella posizione, le sta parlando quell'istrione. L'applauso mentre io parlo, e forse sembro matto, e dovrebbe essere sempre fatto. Però, visto che glielo dico io, come giullare che s'amministra, battendo la destra insieme alla sinistra. Va bene, non ho capito, è la mamma della... È la mamma... Adesso però quella certa ora è giunta dove io dedichi una poesia a Maria Assunta, che sta qui davanti a me, non nascosta da un velo. Spero che non diventi Maria Assunta in cielo, anche perché infatti lei che stagiorna si sta toccando del marito le corna. No, rimanete qui a monte e a valle, non toccava le corna, bensì le palle. Son giullà e... E invece Maurizio credo che si è allontanato dal supplizio, perché mi ha detto io non ci voglio stare vicino a quel fesso del giullare col quale tempo fa facevo il militare, anche perché io t'ho visto e insieme al tuo marmocchio voglio sapere come hai fatto, cari Finocchio. No, potete farlo. No, allora, come... C'è qualche cosa qui che sgarra e forse sgancia e nella testa un po' mi armeggia. Quando parlo forte sembra che faccio una... Un rumore senz'altro strano mi esce, un rumore forse dall'ano. Lei, Madonna, che forse crede che io sono un villano, sono venuto invece sperando così che in italiano di poter conquistare questo pubblico presente. Qualcuno pensa, ma quello lì è un po' deficiente, e qualcuno pensa, è stupido, è anche un fellone. Qualcun altro come Maurizio ha detto, quello è proprio un coglione. E forse secondo me Maurizio ci ha proprio indovinato e dice, ma chi cazzo ce l'ha mandato? E mi ci ha mandato il vostro presidente, la mamma di Francesco Bertini, e mi ha mandato a fare un'improvvisazione qui in mezzo ai bambini. Credo che, visto che io quasi quasi ho perso lo spunto e sono diventato come il vino che ha preso di spunto, credo che adesso sia di nuovo giunto quel momento in cui io chiedo un applauso a tutta la gente presente. Quindi adesso qualcuno che sia intelligente lo faccia, mi raccomando, immantinente. L'abbiamo fatto quello prima che io vi ho detto e vi ho chiesto senza la rima di farlo a tutti quanti voi, amici cari. Adesso ve lo ripeto vestito come vestono i giullari. Ora un bel applauso solo... Aspetti, Madonna, lei è un po' fuori fase, mi perdoni, ecco. Adesso un bel applauso dalle Madonne! Lei, Madonna, il giullare, fa una burla, ma perché in questo modo così urla? Perché mi guarda con quegli occhi di colomba, forse è da tanto tempo che non tromba. E allora, per carità, infatti io non vedo vicino seduto il marito, s'aiuti con il dito. No.
Adesso una... La Madonna si sta pisciando sotto per qualche cagione. Forse io sono stato un poco dotto e magari le scatole gli ho rotto. Anche lei è come la Madonna, che non so come si chiama. Se per cortesia me lo dice, perché io ne ho tanta brama. Rita, Rita Levi Montalcini, infatti lei più che Montalcini ha bevuto a Montalcino e io invece sono l'umile cretino. Adesso applaudano veloci solo i messeri! Maurizio, vedi, hai applaudito prima con le donne, niente. Adesso invece un applauso dagli altri! Massimo? No, Massimo, no, detto Massimo, no, 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 no. Perdonami, amico Massimo, ma t'ho visto che tu hai applaudito in una maniera che io ci penserei. Gli altri si intendevano gli gay. E per carità, adesso io sono venuto qui a Foce, che è una città al singolare, ma pensalo, giullare, se fossi venuto a Foce, incontravo proprio dei... No, dei ganzi che stanno qui seduti come manzi, mentre la gente va e forse viene, hanno pensato che forse gli conviene ad ascoltare non solo lo giullare, ma vedere altre scene. E ora, in questo momento sublime, dove io smetto di intervallarmi a rime, credo che sia arrivato, seguendo il copione, un altro momento dei ballerini di Simone, che per la paura si sono fatti tutti quanti in quella zona. Come non te l'avevo visto, sei così buona, no. E adesso invece, se velocemente e in tutta fretta, tu passi adesso e vai a quella vetta. Sì, perché voglio vedere come spuletta. Son giullare, son cortese, con le rime sempre accese. E adesso un altro momento sublime e stupendo, e io ancora il fiato mi riprendo, perché ci vedremo senz'altro tra poco e con giullare cortese, se vi piace. Virgilio! Maremma B... E quanti sono morti stasera? Maremma Vischia, Virgilio! Scusate se vi disturbo! Caro un demonio, occhi di bragia! Guardalo lì, mamma mia, quanto è brutto! Maremma Vischia, oh. È peggio di Brunetta, oh. Maremma Vischia! Scusate, vi volevo chiedere se www avete visto virgilio.it! Massimo, se tu preferisci .org! E guarda che faccio da Google che si ritrova Maremma Vischia, e che mi hanno detto che... voi ridete? E mi hanno detto che ormai sono sorpassato, non devo fare più il poeta medievale, no? Devo fare il poeta multimedievale! Questa l'ha capita anche Massimo, Maremma Vischia, guardate. Eh sì, perché devo viaggiare in internet, eh? Massimo, internet non è quello digestivo, No, internet è l'internet dei poeti medievali, capito? E poi gli ho detto a Virgilio, ma ora, con Beatrice, che ci faccio? Prendi Alice, va più veloce! Ma con comodo è! E dico, ma lei non si... ma... un'anima candida, l'ho vista. Ma dico, ma Alice che cosa c'ha di così speciale? Alice c'ha la DSL! Virgilio, piano, con le malattie non ci si scherza. Sarò pure un primitivo, ma uso sempre il preservativo. Oh, beh, è uscita la rima, Maremma Vischia. Massimo, grazie, grazie. No, con comodo, Che c'è? Ah, scusate, un po' presentato. Buonasera, sono Beatrice da Giovinazzo. Sul Giovinazzo la rima non ce la faccio, guarda, E sa che è meglio di no. E poi più che Beatrice... E sei il figlio di Petrarca, l'ho visto, sai? Ti sei fatto addosso la cacca. No, no, è che il problema è che Beatrice è davvero una lice, guarda com'è. Massimo, se te la vuoi portare a casa, la porti via come la giacca, capito? Maremma Vischia, Sì, ma non mi faccio appendere. No, ma la prendi per il naso, vedi come ci sta bene, Maremma Vischia. Ma quello col naso eri tu, È vero, c'avevo un naso, ma mi sono fatto la plastica. Scusate, adesso vi vorrei chiedere una cosa. Signora, è spenta e in on, stand by, off, le volevo chiedere, ma perché, mi spieghi, io che sono l'inventore della lingua italiana, no, perché si sa, la lingua batte dove Dante vuole, ignoranti, di cultura zero qui è, dico, mi devi spiegare, signora, come si chiama? Veglia, Veglia e di Amelia, no, per la rima, capito, ecco, no, per carità, si può togliere la bestemmia, no, 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 per carità, no,
mi dovete spiegare, perché io che sono l'inventore della lingua toscana, mi è capitata una che parla in pugliese. Ma me lo spiegate? Allora, Dende, te lo rispiego un'altra volta dopo che te l'ho spiegata un milione di volte. Hai inventato questa storia dell'amore da lontano? Allora? E più lontano di Firenze, Giovinazzo, che cosa sta? Ma lui non si rassegna. Ma non mi rassegno, perché tu non hai capito una cosa. Io l'amore da lontano non lo posso fare. Un cielo di 300 chilometri. Vedi che qualcuno è raffinato. Massimo l'ha capito, Massimo era una battuta, ma poi te la spiego. Ti lascio il prontuario alla cassa, vicino a Francesco Bertini, vai, Maremma Pischera, vai. Guarda, caro mio, che tu non ce l'hai di 300 chilometri, ma non ce l'hai nemmeno di 13 centimetri. Lascia stare. Sono 700 anni di astinenza. E me lascia stare, che a me mi ha rovinato l'altezza. Se io fossi stato 13 centimetri di più, ce l'avresti avuto come uno normale. Ma ti applaudito. Ma signorina, ma pensi a suo marito invece, guardi un po', Maremma Pischera, che se lo guarda allo specchio manco se lo ritrova, ci vuole la lente di ingrandimento. E tu, Beatrice, a me mai fatto vivere le pene dell'inferno, ecco. E tu mi hai fatto vivere un inferno senza pene. E ti ridi, guarda quello vestito da figlietto, guarda, ride, che c'è la tuta al contrario, lo so, sai, Si è scordato di tirare su una chiusura. Ma tu mi devi rispettare, perché io sono il poeta con l'alloro. E invece la salsiccia ogni tanto in mezzo a sta loro, scusa, E se casomai ci metto lo spiedino? Senti, Dante, a me già mi hai stufato abbastanza. Come hai stufato? Con questa storia che mi ha messo in paradiso. Certo. Io non voglio dire niente, ma con tutto il rispetto, sono 700 anni che sto tutti i giorni in mezzo ai santi, ai martiri, a dire il rosario e le preghiere dalla mattina alla sera. Con tutto che questo disgraziato dica mai fatto di me una donna onesta. No? No. Dico, ma mai sposato? E quante volte gliel'ho detto? No, tanto quelli non sono veri, non c'è problema, guarda. Ah, sono di me. Stanno dormendo. Quante volte te l'ho detto? Dende! Sposami! Dende, ti prego! Sposami! Ma io non ti posso sposare! Ma perché? È perché io convivio! L'hanno capita in quattro questa, però poi la capiscono anche gli altri dietro, convivio! Massimo, convivio! E tu che hai studiato a scuola, Massimo? Hai fatto le scuole alte e le scuole larghe? Maremma Pischera però, Signorina benvenuta! Anzi, venuta bene, guardi! No, scusi, è per carità! Sì, non si preoccupi di noco! Come stavo dicendo, mentre io passo le giornate fra rosari martiri, lui... Sì, se si abbassa così non le posso fare nulla, non si preoccupi! Diceva che mentre io sto al paradiso, lui se la spassa all'inferno. Certo. In mezzo ai lussuriosi, in mezzo ai sordomuti. Ma che sordomuti? Quelli sono i sodomiti! Che poi i sodomiti sono ricchioni, ci sentano bene, no? E casomai sono muti, non lo dicono a nessuno, ecco, è vero, ecco. Oh, e senti, io so parlare così, mo, a te non ti sta mai bene niente. Ed è il problema, questo non capisce bene come funziona nell'internet, capito? L'altra sera, è bello che gli sta spiegando la bambina chi siamo noi due, guardi. Giulio Cesare Cleopatra. I bambini sono nati sotto un cavolo, non ti preoccupare, guarda, Maremma Pischera, vai. E il problema è che lei non capisce niente, no? Una volta si era in internet, a un certo punto si stava lì in mezzo, c'era un nebbione, non ci si vedeva nulla. Quando a un tratto, vado da questi che ormai sono morti, a un tratto vedo degli eretici, dei catari, e gli dico, Beatrice, chiedi a quegli eretici. Ma chi? Quelli laggiù che c'erano tutti i vetrini bianchi e rossi qua davanti? Sì, a quelli là, ai catari frangenti, hai capito? Ma ha detto i catari frangenti, ma si può pensare una cosa del genere? E tu mi hai rovinato pure quell'altra volta quando mi ha fermato la polizia. Stava lì vicino, capito? Dante hai bevuto troppo, hai fatto versi di vini e poi hai bevuto vini diversi, hai capito? E questo è il problema. A un certo punto mi fa la volante, Dante, chi sarei io, no? Favorisca la patente, dico la patente casomai per la rima, mi guarda e mi fa, Dante Alighieri,
nato a Firenze nel 1265. Signor Dante, la patente è scaduta, mi dispiace. Favorisca il libretto. Alla parola libretto. Alla parola libretto. Io non ci ho visto più, hai ragione. Ma dico, appuntato. Ma questo le sembra un libretto? Eh? Questo libretto? Ci ho messo 3 anni per scriverlo tutto. Mica come gli altri poi. Lo sappiamo bene che ci hai messo 3 anni. Io veramente mi sono stufata. Io veramente mi pento della mia scelta. Perché ora te lo devo dire. Io, quando ero in momento, me ne dovevo andare con Francesco Petrarca. No, Petrarca Noè. Petrarca Noè. No, no, Francesco Petrarca. Che c'entra Francesco? No, nel senso no, dico no, Si chiama Francesco. Ma no, nel senso di no, Petrarca. Che è successo? Perché no, Petrarca? Ma perché Petrarca ha scritto un verso solo, lo sanno tutti, no? Lo sapete tutti? Petrarca ha scritto un verso ma prima vista in cultura qui zero, Amelia, guarda, mi hanno raccontato tutta la Divina Commedia a memoria, veramente. Petrarca ha scritto un verso solo. Chiare, fresche e dolci acque. E a me mi facevo una settimana a Chianciano tutto pagato, scusa, Ma io veramente mi sono stufata. Io poi il primo poeta che trovo me ne vado. Ah. Che ne so, Guido Guinizelli. Ma che Guido Guinizelli? Lapo Gianni Agnelli. Ma che Lapo Gianni Agnelli, Maria? Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti. Quello c'ha un cognome e una garanzia. Cavalcanti. Perché veramente non se ne può più. Di te che stai sempre chiuso in chiavardate dentro a quello studio. Chino su quelle carte! Ma lo sanno tutti, quelle sono le sudate carte! E le sudate a letto, poi! Sulla porta della camera da letto ci ho dovuto mettere un cartello, né tanto! Lasciate ogni speranza voi che entrate, che qui dentro di trombate non ne fate! Grazie, grazie, metta questo e porta a casa! Ora la mia persona è persuasa che dobbiamo ritornare indietro, io con questa colomba la cui voce in alto rimbomba. E finalmente si tromba? No, si tromba nell'oltretomba. Santo Domingo, prega per le vacanze. San Marzano, prega per i pelati. Sant'Anche, prega per i chirurghi plastici. Santa Pazienza, quanta ce vuole, fiolo caro de pazienza, quanta ce vuole. A te non te dovevano da chiamare Fra Gelsomino, no? Te dovevano da chiamare Fra i coglioni. Oh, si fa l'ultima, vedi? Guarda quanta gente è venuta a visitare un convento de Strongone. Bacia Lugordone! Se vuoi la soluzione, bacia Lugordone. Porta bene, fiolo caro, perché c'hai il rosario. Allora finirai all'obituario, fiolo caro. Bacia Lugordone, che non ti capita mai di fare una cosa simile. Bacia Lugordone, non è necessario, obbligatorio. Te sei via, fiolo cara, sei via. Lo via, lo via, lo via. Oh, scusate tanto, sta a piagne, è commosso, hai visto la Madonna forse? Chi sta, quella dietro? C'hai gli occhi di dietro? Oh, ma rovesciato sei! Pozzi fa l'ultima, figlioli cari, siamo lì frati del convento de Strongone! Bacia Lugordone! Siamo venuti qua perché dovevamo fare adepti al popolo de Foce! Ma quanti nodi c'ha Lugordone? Lugordone dello frate francescano a 3 nodi. Non c'è un cazzo da ridere. L'unodo per la penitenza, l'unodo per la continenza e l'unodo per la castità. Da quando ho visto quella bionda lì in mezzo, sto nodo lo voglio sciogliere, francamente. Oh, guarda, è cosa buona e giusta. Soprattutto buona, Viola cara. Pozzi fa l'ultima, non c'è da ridere! Pozzi fa l'ultima, guarda! Ecco! Siamo venuti qua perché siamo del convento di Strongone, che è un convento poverissimo! Sì. Ma povero, così povero, che a Natale non avevo manco potuto mettere la fede natalizio! Abbiamo messo l'abate natalizio, che tanto già c'aveva le palle quello! Sì, ma mica per un colorato! Non so colorate e tu mettelo fuori il 24 dicembre in mutande, vedrai con quel freddo
che diventano viola. Pozzi, Malù, violi cari, non è che voi avete la mamma per caso, eh? Dovete sbattere un cordone qui in mezzo voi? Pozzi, fa l'ultima, eh? Insomma, c'avevo sto convento di stroncone che non solo è poverissimo, sì? È piccolissimo! C'avevo soltanto tre celle! Tre celle? No, come quelle di Roma che c'hanno 100 celle, c'hanno quelli! E c'hanno, c'hanno pure l'aria condizionata, stanno al fresco! Questa è una cazzata, insomma, va bene! Insomma, sto convento di stroncone è così povero che ci dovevo autosostendare. Ci sostendavo, infatti. Noi dobbiamo vivere dei prodotti della terra. Sì. Coltivavo quattro finocchi. No, Massimo, non c'entri niente, no, no, non ti preoccupare. No. Tu zucchine. Signora, se le ricorda le zucchine. Ma che carudine. Noi le damo a pezzetti perché sennò chissà dove finiscono più la gara, Pozzi, fa l'ultima. Poi vendevo tutto all'orto. Sì, all'orto, io la mattina presto mi sveglio. Mercato. Col camioncino, ma andare un mercato. Sul monte, su base, tutte curve, tutta neve la mattina. Una volta a un certo punto stavo ascoltando la radio quando lo speaker dice: attenzione, attenzione, interrompiamo i programmi radiofonici per darvi una comunicazione. Bacio il cordone. Allora è stato avvistato sulle pendici del Monte Subasio un extraterrestre. Mi raccomando, non abbiate paura, lo riconoscete perché l'astronave ha una luce intermittente. Adesso sì, adesso no, adesso sì, adesso no. Mi raccomando, non ci dovete aver paura e se volete parlare con loro avvicinatevi piano piano perché sono degli esseri che emanano un colore bianco e sono piccoli piccoli così. Parlategli piano e con calma. A un certo punto, lungo la strada, ma non te vedo che c'era sta luce intermittente che andava e veniva. Allora io, frate de Strongone, con la paura, ma mi sono avvicinato, ho poggiato un camion e sono avvicinato all'uomo. Gli ho detto, ricordando le parole dell'uomo della radio. Ma come era fatto? Era piccolo, 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 bianco, tutto qua. A un certo punto mi avvicino e gli dico: io sono frate Antonio, sono frate del convento di Strongone e sono l'autista di quel camioncino là. A un certo punto lui stava così, mi guarda e mi fa: io sono Giovanni e sono l'autista di quell'autoambulanza lì e sto a cagare. Sì, capito? Questo succede al frate del Strongone, sa? Ma ci succede di tutto, molti. No, non ci avevo manco più la pace, la tranquillità. C'è via, vai intorno a sto convento, non si capisce più niente. No, non si capisce più niente. Pensate che vicino c'avevo pure un convento di consorelle. Buone. Queste consorelle, una, a un certo punto è dovuta agitare un dottore, quello per le femmine, signora cara, quello come si chiama? Non se lo ricorda, se vede che è tanto tempo che non ce va a fiola cara. Sì, perché c'aveva un problema. Io uscivano certe cose da. Come si chiama quella cosa, Massimo? Non te la ricordi più, ma è tanto tempo, Dimmi un po', ricordati! Da quando facevi l'amore, fiolo caro, ricordati, dimmi almeno il secolo, via, No, non se lo ricorda proprio, niente, non se lo ricorda. Insomma, questa sorella a un certo punto va dal ginecologo e gli dice: dottore, dottore, ma escono tutti i francobolli dalla... Insomma, no? Non posso nominare. Il dottore gli dice: fiola cara, fatti visitare. A un certo punto lui la visita e gli dice: ma questi non sono francobolli. E che cosa so, dottore? E questi sono i bollini della banana cichita? Ma questo è un peccato della carne! Ma che della carne? Questo è un peccato della frutta! Guarda, io veramente non ci sto a capire più niente. No. Ma hai visto che di recente ci hanno aperto pure un monastero zen là vicino? Un monastero zen? Allora, che vuol dire zen? Zen, di quelli tutto orientali che stanno lì. Ah, monastero orientale, lo conosco! Sì, sì. Ma lo sai che un coglione di Capitone c'è nato? Sì, chi c'è nato? Uno, Mario! Mario Capitone! Si chiama Vugliu! Insomma, andavo dentro sto monastero Zen, arriva il santone e gli fa: fiolo caro, benvenuto al monastero Zen, devi star zitto un anno, qui fa il voto del silenzio. Mario Vugliu sta zitto un anno, poi si presenta il santone e gli dice: bene, dopo quest'anno passato in silenzio puoi dire due parole. E Mario Vugliu gli dice: letto duro.
Letto duro? Letto duro, anche il Fandone gli dice va bene, Dio lo caro, provvederemo a dargli un letto più morbido, ma basta zitto nel pranno. Salano, e il Fandone arriva da Mario Cugliù e gli dice, Fiolo caro, dopo quest'anno di silenzio puoi dire due parole. E Mario Cugliù gli dice, cibo freddo. Cibo freddo. Cibo freddo. Va bene, Fiolo caro, provvederemo a farti avere un pasto caldo. Adesso vai e sta zitto un altro anno. Passa un altro anno. Sandone arriva da Mario Cugliù e dice, Mario Cugliù, dopo quest'anno di silenzio puoi dire altre due parole. E Mario Cugliù gli dice, vado via. E finalmente Fiolo caro, c'è stato 4 anni e ne ha fatto altre rompere i coglioni. Ozzi fa l'ultima, i frati non vedono le stromboni, adesso io me devo da ritirà, perché devo una in grande preghiera e me ritroverò me stesso. Tu intanto intrattieni ancora per qualche secondo i nostri compratori. Vai, nella guisa che tu sai fare. Vai, Fiolo caro! Vai, io volevo intrattenervi, fioli cari, prima di tutto ricordando qualcosa che il nostro caro frate ha dimenticato, cioè il motto del nostro convento. Il nostro futuro lo costruiamo oggi. Pensa che giornata di merda che è stata ieri. Comunque, figlioli cari, al nostro convento, anche se è piccolo e povero, ci vengono un po' da tutte le parti del mondo. L'altra notte c'è venuto uno a dormire, uno non lo so di dove era, straniero, ma non mi ha fatto chiudere occhio tutta la notte. Stava lì dentro la cella che pregava e se fustigava, pregava e se fustigava, pregava e se fustigava. E il giorno dopo, quando l'ho visto in refettorio, gli ho detto, figliolo caro, ma di che ordine sei mai? De San Tommaso, dico no, mi sa che te sei dell'ordine di San Tommaso, no? De San Tommaso. E la settimana scorsa ci è venuto Brunetta. È venuto Brunetta che abbiamo fatto, abbiamo aperto al pubblico. Quindi tutti i cittadini di Strongone potevano venire ad assistere a questa orazione di Brunetta. Sale, diciamo per dire, sul palco Brunetta, comincia a parlare e si sente dal fondo della sala. Anano! Un momento di imbarazzo tremendo, lui ha continuato a parlare in mezzo, si è risentito, Anano, che gli è si rivoltato e gli ha detto, guardi lei che io ho un figlio di 1,83 m, si è rimesso in posa e si è sentito, Anano cornuto, è stato un momento son di gran giullare, son cortese e ritorno volentieri senza offese a questa postazione dove voi sostate e vorrei chiedere al mio amico frate di ridarmi questa amplificazione perché per ultima pezza sta per finire la rappresentazione e poi rientreranno volentieri nel lagone i vostri amici e i vostri campioni e noi due ci sappiamo da mezzo e questo sarebbe ormai già fatto, però ho questa gente che sta qui e ha seguito dall'antefatto alla Madonna che se non sbaglio si sventola pure col ventaglio perché sta sudando ormai dalla sera alla mattina perché c'ha tutta quanta certo la magliettina sudata e posso dire anche bagnata. A voi che state qui in bella attenzione, voglio fare con voi l'ultima rappresentazione, ma basta sempre in mezzo un coglione, ecco messo, no, l'amico nostro non è capito nulla e sono sincero, è meglio che non lo guardo vestito così di nero perché mi fa paura anche ad osservarlo da vicino perché senz'altro poi mi dice tu sei un damerino, ma se non stai attento te lo metto nel buchino e quindi visto che io al buco mio ci tengo e molto vengo con voi col mio parlare sciolto per cercare da voi un po' d'ascolto. Adesso io per ultimo momento chiedo a questa gente che davanti vedo, a 4 che fra voi saranno qui in mezzo, una parola per concludere un intermezzo. Io adesso vengo dal mio amico Massimo, che ormai è stato martirizzato per tutto lo spettacolo che è durato. A te Massimo, io chiedo volentieri una parola. Di soltanto una parola ed io sarò salvato. No, di soltanto una parola, Massimo. Forte, una parola, forte. Ecco, forte, benissimo. Adesso andiamo da questa parte degli altri amici nostri, un'altra parola, dopo la parola di forte, dico usi la fantasia signora, usi la fantasia, un'altra parola.
Lei è moldava, signora, è una badante. Una parola che le viene in mente, la prima. Ci abbiamo fino a luna di tempo. Forte. Carino, lei sta guardando un altro probabilmente. Beh, allora, forte, carino, e abbiamo qua due amici nostri, forte, lei mi scusi se l'ho svegliata, mi scusi. Allora, mi dica forte, carino. Che fantasia, forte, carino e bello. Un'altra parola, mi dovete mettere in difficoltà. Forte, carino e bello, vengo da te. Forte, carino e bello, nel senso non ce l'ho con te, però dico forte, carino e bello. Un'altra parola. Montagna, bastardo, questo è difficile. Allora forte, carino, bello e montagna. Ripetiamo insieme. Forte. Tutti insieme. Bello e montagna. Forte, carino, bello e montagna. Amici miei, il giullare è contento di aver valicato queste porte, perché l'emozione di star con voi è stata forte e io sono contento di avervi avuto vicino e mi ritengo un personaggio molto carino. E per me è stato come vivere in un bel castello e il momento è stato il vero bello. Ma ora purtroppo devo ritornare ad Orvieto in campagna e lasciare voce quassù sulla montagna. Sono giullare, sono cortese, con le rime sempre accese. Io ringrazio questo pubblico dolce e presente, ma un altro applauso forte ed effervescente deve essere fatto per questo personaggio che non è matto, ma che ha interpretato lo frate e anche Beatrice, così che appunto vi dice la sua gioia e la sua contentezza, perché questo momento già l'apprezza. Vi salutano Gianluca Foresi e Marzia Polacco. Grazie e buon proseguimento.